Paparazzata in topless, la dell'Ellis si lascia andare a baci ed effusioni con Andrea Damante. Il settimanale Chi, in edicola oggi, pubblica in esclusiva le immagini di Giulia dell'Ellis e Andrea Damante durante un weekend romantico in Sardegna in cui i due si baciano e abbracciano e dove lei appare in un topless esplosivo. L'intesa tra i due sembra tornata quella di un tempo e, almeno a giudicare dagli scatti pubblicati, la passione sarebbe addirittura più travolgente che mai. Giulia dell'Ellis e Andrea Damante, su Chi le foto del bacio e del topless di lei. Nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni sul fatto che Giulia dell'Ellis e Andrea Damante si fossero di nuovo riavvicinati e baciati, ma ora il settimanale diretto da Alfonso Signorini conferma i rumors, pubblicando una serie di scatti in cui due ex protagonisti di Uomini e Donne si baciano e abbracciano come ai vecchi tempi ed in cui lei appare in un topless mozzafiato. Le immagini sono testimonianza di una ritrovata armonia e sembrerebbero smentire le parole di Giulia, pronunciate qualche giorno fa, con le quali escludeva un ritorno di fiamma con Andrea. Lo stesso Damante cerca di spegnere l'entusiasmo dei fans della coppia, affermando che lui e Giulia hanno trovato un nuovo modo di frequentarsi, dopo un periodo davvero duro, durante il quale erano stati lontanissimi e che quando torneranno insieme ufficialmente non avranno problemi ad ammetterlo. La influencer risponde alle critiche su Instagram. Subito dopo la pubblicazione delle immagini, anticipate già da qualche ora da Gabriele Parpiglia sul web, Giulia dell'Ellis ha registrato una stories su Instagram per spiegare cosa sta accadendo realmente con il suo ex fidanzato. Tutto questo in risposta alle critiche che l'hanno presa di mira per aver mentito nei giorni scorsi sul ritorno di fiamma con il suo ex. Nel video pubblicato, la giovane romana parla delle immagini a seno scoperto che potrebbero aver scandalizzato qualche utente, ma se la prende più che altro con i paparazzi che, a detta dell'ex fidanzata di Andrea Damante, non hanno rispetto e considerazione, ammettendo però questa volta il fatto che i due si stiano di nuovo frequentando, anche se ufficialmente non sono fidanzati. Un messaggio un po' più sobrio di quello postato qualche giorno fa, in cui con parole velenose e irripetibili si era scagliata verso alcuni followers che l'avevano criticata per essersi incontrata con l'ex fidanzato. L'estate è appena iniziata e sicuramente Andrea Damante e Giulia dell'Ellis saranno ancora al centro dell'attenzione mediatica.